A posto. Vediamo di andare avanti un po', dai. Con sto caldo. Accendiamo il pad, che è meglio. Ok. Questo, no? 40%. La percentuale totale? Avevo già il 40%. Ehi, Albi, buonasera. Allora, se non ricordo male, e probabilmente ricordo male perché sono rincoglionito, abbiamo ottenuto l'abilità di planare, con la quale potremo arrivare, immagino, lì di fronte. Però, se io mi rifaccio tutto il giro di qua, posso salire lì e buttarmi e agguantare quel coso lì, quella paglioccola lì. Ah, ti è uscito il setto della qualità, zio, eh? Mi fa piacere. Chiaramente no, non ho alcun merito in riguardo. Ah, sei stronzo, sei. Adesso un paio d'ore per riprenderci la mano. Me non l'ho proprio viste quelle. Aspetta. Mi sto già pentendo di questa idea di andare a recuperare quella cosa d'ancio. Qua, no? E che c'è il corvo malvagio, schiantati contro i rovi. No, sì, ma l'abbiamo levato da mezzo curo, no? Gli abbiamo fatto cascare le rocce in testa, quindi dovremmo stare tranquilli. Quello tua madre sai cosa fa, eh? Ok, tutto questo è che voglio recuperare quel coso giallo lì, eh? Il coso giallo lì a sinistra. Darkest Dungeon a 6 euro lo consiglierei assolutamente. Sì. Se uno sa che gioco, di che gioco si tratta, insomma. Che culo! L'ho dimenticata che era questa zona qua, però. Fatto la minchiata. Mi serviva per saltare quel coso. Meno che io non possa fare una cosa tipo. Ho calcolato perché tu non possa. In base a cosa rispondono sti cosi? Mi devo allontanare. Spawnato adesso, no? Ah, sta spawnando adesso. E mo? Sempre lui devo prendere. Ci siamo? Tutto questo io non mi ricordo che devo premere per planare, no? Se c'è un riassunto dei comandi. Ah, RT. Ok. Grazie. Versione base senza DLC. Beh, sì, è comunque un sacco di gioco il gioco base. Basterà? Dimmi che basta, basta. Yeee! Siamo fortissimi. In realtà secondo me c'era pure altra roba sopra, eh. Ma non voglio farne una sessione di backtracking estremo, per cui. Stiamo qua. La foschia dei boschi nebbiosi e non ho fatto in tempo a leggere, tipo confonde la mente, qualcosa del genere. It was a
Chi si perde al suo interno non, non verrà mai più trovato. Ok. O non è mai stato trovato. Non è... Mi scordo sempre che fanno sta cosa odiosa. Ma salviamo. Oh, che figata però. L'atmosfera, signora mia. E sto guardando l'atmosfera. E che modi sono? Tu sei il cugino di quello dell'altra. Di quello rosso dell'altra parte lì. Sei più insistente. Ci vado lì. Ho 3 punti da spendere, una grande albe. Continuando di qua, 4 ce ne vorranno, no, 3. Però richiede sempre l'air dash e non ancora, quindi è inutile, penso, insistere su sta... Ah no, è questo. Ah. Questo potrebbe essere interessante. Vabbè, adesso... Oh, un altro di questi stronzi. Ho dimenticato come si fa la cosa. Ricominciamo. Mo c'ho di nuovo il nemico... No, quello era già morto. Oh, e perché non lo fa? Ho qualche problema con la schiacciata. Io devo allenarmi un po' di qua. Devo tenere premuto lo stick in basso, che sia tutto. Devo tenerlo premuto, però. Vabbè. Poteva andare meglio, ma anche peggio. Oh, e perché sei... Ah, sei rosso perché ti posso usare in qualche modo per arrivare da qualche parte? Ma perché ti ho giocato ad hard? Perché? Cosa devo dimostrare io? No, niente, sta cazzo di schiacciata mi viene una volta sì e due no. Devo ancora capire bene. Ah, che nemici fastidiosi questi. Sono facilissimi, semplicemente che boh, non lo so. Quattro palline mi toglie quel coso. Ma stiamo fuori dalla grazia di Dio. Che ne tenga a fa 10, 9, quanti so se tutto va ammazza in un colpo. Ok, andiamo a capire come si arriva lì su. Si arriva lì su. Che cacchio ci arrivo lì? Ah, mi serve un doppio salto, qualcosa del genere, cioè una... dai! Sono morto praticamente. No, dai, ma vaffanculo, pure quello dietro ci deve stare. Scusate, abilità offensive, quali sarebbero queste? Forse devo andare più avanti, sì, effettivamente sì. Che ho visto che questa non mi faceva, non mi diceva granché, ho detto, ma chi se ne importa di quelle dopo, hai molta ragione. Però qua mi sa che mi servono solo due punti, quindi ne basta meno di quanto pensassi, sì. Sto giocando un po'... che due coglioni. Ciao zio, buon vampir. Non c'è da odiare sta cosa. Così, chi ti ha visto? Ah, non c'è la mappa? Perché c'è il... Oh, la lanterna velata. Questa misteriosa foschia viene prodotta dalla sua
Ugello. Se torneremo un modo di accenderla, la strada diventerà chiara ancora una volta. Ok. Maggio che di non poterla accendere adesso. Non bellissimo quando gli oggetti in primo piano ti coprono i nemici. Allora, quei danni che mi fanno, inizio a avere paura di tutto, cioè paura di giocare un po' troppo difensivo, che non è divertentissimo. Io senza mappa non mi arrischio nemmeno a cercare di capire se mi sto perdendo qualcosa. Ci devo passare lì mentre spara? Mi sembra possibile. Di averci il tempo di passare da lì. Così. Ah, non sarei morto, vaffanculo. Perché io non sono convinto di farcela? Mancanza di sicurezza. Non mi capire se è caso. No. Eppure buio come a che, mortacci sua, non c'è idea della foschia. Poi io salvo qua. Posso salvare che c'è questo. Morirò male. Ah, oh, santa pazienza. Guarda, mi toglievano i combattimenti e sto gioco l'avrei preferito. Però, come al solito, colpa mia che non salvo mai. Ecco, per esempio, cosa mi ha colpito lì? No, il fatto che non si vedono i cosi non è bellissimo, eh. Ogni mezzo metro, salviamo. Vì, madonna, dai, che palle però. Dai, sono praticamente invisibili, aspetta che scoppia. Solo Link nearby, ma non ci vede niente da qua, quindi adesso non ho abbastanza salute per sopravvivere a sta cosa. Quindi ci deve essere un modo per passare. Poi Barb. Ah, il cazzabocchio passa fino di là. Buonasera Barb. Mi devi colpire lo stesso, però va a morire ammazzato. E pure le robe di tempismo ci mancavano, che sono proprio quelle che io non sopporto. Ah, doppio! Immaginavi diverso in che senso? Se ti riferisci al fatto che è molto più un platform di precisione di quanto non pensassi, idem per me, eh. Cioè. Vabbè, io non ho idea di come si faccia a evitare il primo lì.
niente per me qua. Mi dà pure meno roba per... Dovrei saltare mezze rovini per quel coso giallo lì. Sì, pure io me l'aspettavo diverso, ma sotto più metroidvania che salta, che sa di che platform un po' sadico, ecco, mettiamola così. Non è che c'è molta scelta in alcune aree, devi starti così su cartela. Vabbè, il primo non lo posso evitare, non riesco a capire come. Tutta la vita. E quando poi? Che cacchio devo andare? Non manco chiarissimo dove andare. Ho tolto la mappa per il massimo del fastidio, però. Ah, ma queste non sono spine? Che non sono morto qui? Ma vaffanculo! Ecco, a saperlo prima che si influenzava i vecchi Mario 2D, e poi non lo giocavo a questo punto. C'è pure sto strozzo qua. Ma questo mo perché è venuto a rompere il cazzo qua? Che no? Vabbè. Vabbè, no, che... Manca il tempo di reagire, muori, oh! Porca troia. Il mio problema è che non ho capito cosa voglia da me. Quindi è difficile mettere in atto una strategia senza sapere quale cosa debba fare. La sequenza in cui devo... Ma questo qua è veramente una trollata, sto nemico che respona lì, però. Agganciati, cazzo! Ma posso fare sta cosa mentre plano? Ok, ok, ok. Oh, ammazza questo che mi tira una roba a caso in testa, no? Tutto questo non posso ancora salvare, per cui... Ok. Avrei preferito una roba blu, ma va bene lo stesso.
Ancora, andiamo a raggiungiamo l'obiettivo, che immagino sia alla fine di... sì. Cacchio è successo? Ah, è l'effetto mistero misterioso. Però continuo a non poter salvare io, La butto lì. Non ti schianti contro i rovi. È completamente cambiata tutta la mappa. Oh signore. Grazie, e rifacciamoci tutto a capo, evviva! Da che non salvavo mai, salvare troppo spesso, ma mi ha fregato. Amico mio, ti voglio bene, però a volte proprio... No. No cazzo, posto di merda. E non posso salvare, zio, Barbara, scusa, questo piccolo problema. Non ho risorse per salvare, purtroppo. Grazie. Ho avuto sto cazzo di nemico qua. Non è un secondo di tempo per riflettere adesso, cioè per rifiatare, perché c'è sto coso che ti si pianta in testa un secondo dopo che sei partito. Vaffanculo, sparate qualcuno di voi. E mi stavo grattando, porca puttana. Ma avete mai colpito prima, mo tutte le volte. Ma qua tutta la serata, eh. Io potevo continuarmi caso, ma mi potevo continuare. È decisamente un altro il gioco per me. Non mi colpire, cazzo. Oh no, no, no.
Guarda, fino a sto punto qua, a parte un paio di sezioni, non sono stato mai così incastrato, ma questo è veramente fastidioso. Poi in più non posso salvare. E vabbè, va a fanculo un po' pure il karma, non è che ho fatto qualcosa di male, a giocare bene. Non è che ho barato, ma so guadagnare. Ma so conquistata l'albero ginkgo di Sarcazzoli, eh. Quindi che c'ha da farmi scontare il karma? Pagherei 1 euro di microtransazione per avere un'altra casellina blu per salvare, vai. Ho pure le mani sudate e mi scivola lo stick da mano. Facciamo cazzate. Oh, guarda, se potessi salvare qua, maledizione. Non c'è un cristallo o qualcosa da qualche parte, no? Veramente una rottura di cazzo terrificante. E più io non so come farla la parte dopo, per cui morirò di nuovo adesso. Cioè, devo perdere 10 minuti per arrivare qua e fare un altro mezzo centimetro fuori. Me ne sono accorto, Alve. Me ne sono vagamente accorto. Però è anche un po' una merda che non lo puoi evitare. Non è che qua c'è un cristallo blu da qualche parte, ammazzo questo. Continuerà a bombardarmi finché. No, c'è la morte. C'è solo la morte. Ciccio, dai, non perdiamo tutta la serata. Io presumo di dover planare di là, non si vede manco il fondo, quest'altra cosa qua. Ah no, così si vede, ok.
problema è che vieni vidi vici però. Là c'è un cristallo blu, ce la farò a romperlo. Oh, fanculo. Che fatigata, signora mia! Ops, non avevo proprio visto questo. Ah! Ai, quanto cacchio spari lontano, Kitch. Posso dire che questi nemici sono veramente noiosissimi da affrontare. Però non ho capito cosa debba fare adesso. Planare dall'altro lato? Ah no, di nuovo. Di nuovo la misteriosa misteriosità. Ok. Quello non è aggrappabile. Ancora. Segreto. Torcia di Atsu è stata perduta in questo luogo, se la trasporteremo alla lanterna velata potrebbe mostrarci la via, ok. Grazie. Dato un filo della barba in bocca, non è bello. Ah, questi? Ma c'è stato un altro cambio di panorama? Ah, lì. Ho paura a salvare, vedi? E vabbè, ma guarda, ma quanto sei stronzo. Però qua salviamo. Fa la vita proprio che c'è da planare un'altra volta. È un volo a planare. Sarebbe sto vizio di curvare troppo presto. Non lo so che c'era qualcosa qua dentro, mica mi frega a me. E che cazzo? Oh, bello, sei stronzo e dillo. Esperienza ne costa sempre di più però, eh. Non ce ne costa esperienza a sta America, a noi napoletane. E falla più difficile, mi raccomando. Ma vaffanculo. Sbagliato.
E dai! Voglio riprendere pure sto coso, ovviamente. Non consumiamo roba blu. Sì, decisamente questo danno è diventato un po' insignificante al momento. Angulo. Poi se prendi quello è peggio ancora, immagino. Madonna che... Due cazzo di coglioni. Capisco pure la mamma di... dei nemici, che faceva. Capisco tante cose. Quello è un nemico. Vabbè, però non mi ricopri, però cazzo. Ah, e dove siete usciti? Lì c'è un muro da aprire o da rompere, quello che è, quindi non ci posso andare, devo fare... Qualcosa di qua devo fare. Ah, vedi che c'era. Non me lo so sognato. E beh... Non mi ha dato niente! Mi ha dato salute? Tutto questo non posso salvare di nuovo. Niente, mi costringe a giocare così veramente difensivo, che è noiosissimo. Cacchio siete, oh. Allora, quella a destra ci devo andare per forza perché c'è roba blu e mi serve roba blu. Bianco pensavo che non arrivasse a colpire fino a qua. Sì, però ciccio, vediamo di farla finita, dai. No, 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 no. Lo buttiamo il sangue, grazie. Arriva da nessuna parte. Ah, non è... Non era morto. Banane Nannen, se non è un altro mod di Twitch, è diventato un altro bot di Twitch, è già il mio nick preferito. Banane Nannen. Che non ci sono le punte sotto, morte certa, quello che è. Sarebbe di no. Però non c'ero già stato. Addirittura. Tatsu si arrampicava sulle montagne in cima al passo del dolore.
Quando la torcia del fratello si affievolì, cedette alla nebbia e perse la via. Ok. Escimi poteri! Ah, posso scalare le pareti? Vabbè, ci sarà sicuramente un'utilità rispetto al fatto di poter fare hop 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 come potevo fare già prima, immagino. Non vedo però come mi aiuti in questo frangente. Beh, che è cambiato? Ora mica mi metto a saltare. Ma non c'era quel muro prima. Scusami, non c'era quel muro prima. C'erano solo le punte fino a poco fa. Lo giuro sul canguro. Ah, vanno e vengono. Quando avevo salvato, mo qua. Okay. Quindi pure le piattaforme a scomparsa mi devo sorbire adesso. E non ci avevamo abbastanza fastidi. Sbagliato tasto. Non ci avevamo abbastanza fastidi, ci avevamo, tarantelle, fammi capire. Qui non mi pare che ci sia granché da fare, a meno che l'idea non sia questa, ma non lo è. Ah, oddio mio, che due palle. Ok, capito. E perché il secondo salto in volo non conta? Il doppio salto non conta. Muori male, grazie. Gentilissimo. E vabbè, allora. E lo vaffanculo. Io non so che ci sono dovuto a fare qua, tra l'altro. Ovviamente non ci devo venire. Come c'ho la curiosità. Ah no, c'ero già stato qua io. Ok. Ok, pure a te. Quindi vince, com'è andata poi con Prey? Ma qualche nemico meno fastidioso ce l'abbiamo in questo gioco. Vabbè, qua ho sbagliato io. Bene a salvare. Minchia, però veramente tutto t'ammazza in un secondo. Che due palle. Ah, è pure questa, no?
Ma infatti non dico che sia ingiusto, anzi, Però è più stronzo, non mi aspettavo che fosse un gioco stronzo. Se volevo giocare a un gioco stronzo, non lo so, mi giocavo qualche altra cosa. In questo momento, diciamo, Facciamo pure queste sezioni qua, sono... Cioè, mi voglio rigiocare Hollow Knight quando esce l'ultimo DLC, ma al pensiero di dovermi rifare tutto il White Palace, la cosa nuova che hanno aggiunto nel DLC che è peggio del White Palace. Questo devi premere, Ciccio, questo devi premere. Magari se lo premessi ti aggrapperesti al muro. Così è un suggerimento. Lui manda un po' il pappa al cervello che quando salti il primo salto è buono, ma il secondo non cambia le piattaforme, per cui... Che probabilmente col senno di poi è meglio così. Però. Oh, non riesco più a aggrapparmi alle pareti. Porca zozza. Ah, si può stare sopra? E mo c'è pure il nemico fastidioso, come mi sputa da qua, no? Questa non cambia? Bella questa scena, molto carina. Sto secondando, Abbiamo fatto tutta questa padrandella, abbiamo fatto, eh? Cambiato tutto di nuovo? Mi stai dicendo qualcosa? Non mi riporti dove stavo prima. Riporti dove stavo prima. Direi di sì. Immagino di dover scendere. Laser. Ah, signore Dio, ok. Dove cacchio lo spengo questo?
Allora sei veramente, ma veramente stronzo. Se ti posso uccidere o non mi servi per qualcosa? Facciamo che ti uccido. Già ti sto odiando di nuovo. Vabbè, come cacchio ti evito a te? Scusate. Tutto il bene che vi voglio, ma... Così. Questi sono solo giochi narrativi per me. No, ci devo passare sotto, non riuscirò mai a uccidere la questa. Come lo evito? Posso evitare? Serio? Sì, cazzi. No, vabbè, ma allora sei veramente stronzo, però. C'è pure trial and error così, dai. Che cazzo. Poi faccio a sapere che deve fare quella curva lì, poi. Luca! Terra qua, per l'amor del cielo. Che faccio, salvo? Ho il sospetto di essere un punto cruciale. No, salvo tutta la vita. Un'altra tarantella di questi che ti sparano, maledizione. Oh no, ma proprio sì. Però mi sa che quello serve per prendere un... No, che c'è dovuto fare qua? Sbagliato, ma ci sto, eh. Ah, mi serve il primo forse, ok. Serve l'abbrivio per prendere questo. E va. Quanto devi morire? Me la roba blu, affanculo! Ah, che gioco della malore. Salvato comunque. Ma qua come ci arrivo però? Da sotto?
C'ho quattro sarcazzi, amico mio. Che dici? Mi fai andare avanti adesso? Non si è aperto a destra, ero convinto. Fanculo. Ero convinto che si aprisse a destra. Era troppo facile, no? E dai, sto guardando dove andà. Ma porca... No, vorrei salire su. E non vedo novità di là. Dove cazzo vai? O dietro il mostriciattolo giù si è aperto qualcosa. Ah, che divertimento. Magari non ti incastrare. Ah, oh, che nemici brutti. Cazzo di cosa qui? Non mi dica che devo fare di precisione questa che uccido qualcuno. Signore, ho paura a salvare, ecco, pochissima salute, pochissima roba blu. Tanto grazie all'hosting di Vito, come sempre. Bravo. Piantati contro le cose. No, no, no. Caputtane, dammi un secondo per capire dove cacchio devo andare, però. Ho capito, devo andare in alto. Devo andare a destra di là, eh.
Ah, non muoiono mai, quindi pure voler uccidere quelle, è poi impossibile. Minchia, ori, dammi in fretta sta cazzo di lanterna che mi devi dare, che non ne posso più, eh. Sbagliato strada? Però è irrilevante. Butta il sangue, maledetto. E vabbè. Spariamoci verso le punte così. Con amore. Capire se devo scendere, che ha già fatto. Probabilmente sì. Certo. No, ok. Come cacchio ci passo adesso? Non dovrò mica passare in mezzo a dove c'è il coso lì. No. Ma mi sfugge qualcosa? Oh signore! No, non so cosa vuoi da me, Ori. Mi spiace proprio, non so proprio cosa vuoi da me. Pare che si possa passare di qua. Come cacchio faccio a passare? Ah, che coglione. Ah, perché mi scordo le cose? Cambiano queste saltando almeno, no? Non posso salvare. Che meraviglia, proprio quello che volevo. Ecco. Proprio quello che volevo, una sessione lunga e difficile senza poter salvare.
Oh, non riesco più a aggrapparmi, oh, mi sbaglio sempre tasto, ogni cazzo di volta. RT, non so perché c'ho sto vizio di premere LT invece che RT. Che carino che si inclina. Molto carina sta cosa. Ma perché? Chi ti ha detto di fare quell'altro passo? Coso di merda. Chi te l'ha detto? Io no. Di certo io no. Chi ti ha detto di fare quell'altro passettino del cacchio? Chi? Possino cercare. No, no, facciamola facile, per carità di Dio. Potrei mettere un posto perfetto per saltare, per salvare. E fuia, 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 fuia di sto paese. E Albi, quando c'è voce vo, dimmi che sono arrivato, dimmelo. Questo è uno di quelli con le leve. Mi sento Vito quando gli consigliano i giochi male, guarda. Penso che fraintende la natura del gioco. E dai, cazzo, però. Madonna santa. Non morire per ogni cazzo di cosa che ti tocca. Cioè, metà della tua cazzo di salute, c'hai. Cioè, non puoi morire per ogni cosa. Ma che è? Madonna santa, odio quando la prima. Una cosa che ho fatto 2 o 3 volte di fila senza sbagliare, poi non mi viene più. Tanto secondo me qua si può fare una roba planata direttamente da qua, non ci ho mai pensato, effettivamente. Non vuoi morire a sto giro. Grazie, ben gentile. Cioè, se faccio sta cosa qua per qualche motivo non muore quel coso lì. Tutto questo che non posso salvare.
potessi salvare. Eravamo tutti felici a questo mondo, tutti. Ma ancora non è finita. Ma dove cacchio devo andare? Se adesso a sinistra. Ma qua c'è un salvataggio per tutti. Ah ok, sono tornati indietro. Bello. Scusate un attimo. Ah, perché là non si... Cioè di qua non si può salire. Vabbè, io che ne so dove devo andare senza mappa. Cioè, se aspetta che mi sappia orientare da solo. Non mi conosce sto gioco. Cazzo. Oh, santi numi. Ma vaffanculo, me l'hai uscito la cima, per leggere il cazzo della cima e sono morto. M'ha fatto distrarre. Non ce la faccio più, ufficiale. No, non ti aggrappare, che è troppo comodo. Cazzo fai?
passaggio qua non so come farlo senza sbagliare, sempre, cioè non... Per l'appunto. Cazzo, stai fermo. Nonna santa, basta niente per fargli fare doppio salto a questo. Ma porca di quella grandissima! No, ma datemi 10 white pass, va, ma tutta la vita però. Non lo so che se mi metto sulla piattaforma di là e salgo su ci sarà qualche segreto in alto lì. Dall'altro lato della seconda piattaforma. Ti credi che non lo so? No, non ci sta niente, ci devo credere. Perché c'è sta a fa l'altro livello, l'altro riquadro lì. No, che cazzo fa? Non lo voglio fare sto salto. Sta schiacciata me la fa fare lui. Mano, dammi pace, porca puttana. Troppo punitivo, non ce la posso fare. Cioè, mi si smonta tutto l'entusiasmo, guarda. Io non voglio andare al punto di partenza, voglio andare di là, in alto a sinistra. Ti odio. Ma ti odio proprio, devi morire soffrendo, eh. Solo che senza avere una cacchio di mappa, se si aspetta che io mi ricordi qual è la strada, stava proprio fresco, cioè... Grazie, grazie, non mi ha mai colpito là, adesso hai deciso che devi infierire. Grazie. Ma se non dovessi rifarmi ogni cazzo di volta sto pezzo qua, figurati se mi facevo problemi. È sta parte qua che mi toglie proprio la vita ogni volta.
Ma se scendo e vado a destra, torno qua. L'idea mia è di andare lì. Lì su, di qua, insomma, lì, in quella direzione là, in alto a sinistra lì. Che mo non mi ammazzi? Affanculo. Ops, ho dimenticato. Che ne so, sta mappa cambia in continuazione. Chi me lo dice che non cambiava di nuovo lo scenario delle nebbie misteriose? Mica la prima volta che torno dallo stesso punto dove stavo prima, un secondo prima, e la strada è diversa. L'alternativa è andare qua. Qua non ci sono passato lo stesso pure io prima. Sì, quello che volete, guarda, cioè. Ah, devo ammazzare i nemici, ma due coglioni. No, di nuovo tu, ma non dobbiamo vederci. Ah! Per quale cazzo di motivo non c'era? Non mi poteva dare un cristallino blu fetente di merda. Non me lo poteva dare. O c'era e non l'ho preso io. Niente, sto passaggio lo detesto proprio. Ma tanto gli costava di mettere qualche cazzabocchietto blu più frequente, no? Era tanto grave. Ti sei aggrappato? Eh? Perché mi odi, eh? Confessalo almeno. Almeno stabiliamo un rapporto di reciproca onestà. Tu dici che mi odi e io lo accetto, che sono una persona matura. Allora, diciamo che se la strada è questa, andiamo a rifarcela un po' con calma. Vattene a fanculo. Ancora tu? Ah, c'è il cristallo ma non basta, giusto? Ah, forse sì. Devo a fanculo, perché? Che prima non ho salvato? Vabbè. Perché sono stronzo, questo volete dirmi? Dite, lo accetto. Non si dica che non accetto le critiche. Morto uno? Ero convinto che fosse morto, convinto che fosse morto. È un po' di stress, sì, il caldo mi rende meno paziente, devo ammetterlo. Caldo.
vabbè, allora vaffanculo. Mi rende immediatamente più sofferente. Uno solo è una cazzata. L'abbiamo fatta? Questo poteva essere la fine di tutto, però, eh. Tantissima pazienza. Un'ora su sto punto, un'ora. Ah, ma lo devo portare presso? Agguanta, agguanta. Ce la faccio più. Ma darmi un secondo di tre. Cosa mi ha colpito? Cioè le punte alla terra. Un momento sto fatto prima di sto combattimento, quindi me lo rifà ogni cazzo di volta finché non capisco dove andare con quella cosa. Che bella vita! Non vedevo l'ora, guarda, di stressarmi così. Lo dice Dark Souls, ma vaffanbrodo, va. Lo finisco 15 volte Dark Souls nel tempo che superavo la zona. Vabbè, sono completamente sfatto. Non riesco più a reagire. Ma tutti due sono vivi, oh. Che cazzo, pure le mine ci mancava. E non posso salvare, c'ho mezza palloccia, c'ho. Sempre là stiamo. Che mi fa usare questo, cioè. Io stanno, non riuscirò mai più a batterli ormai ufficiale. Però posso dire che sono veramente un nemico lobby che è noiosissimo da affrontare, cioè non... Porca miseria.
Quello mi sfugga qualche strategia speciale per sconfiggerlo. È uno solo, facciamo gli stronzi. Ma no, quel caso lì non l'avevo visto. Telecamera, che dici? No, 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 no. Dammi pace un secondo, gioco della malora. Ah, oh, signore Dio. Ci metto più tempo, ma resta comunque un buon nemico fastidioso da affrontare comunque. Sono d'accordo, ci faccio pochi danni però. Quell'errore lo ammetto senza problemi. Dove cacchio è andata mo la cosa? Non la posso lanciare, tipo. Sarebbe tanto bello poterla lanciare lontano. Sei stronzo, non lo so, vogliamo ribadirlo. Ma perché secondo me c'era il dubbio forse, che tu pensavi di non essere stronzo, no? Ma no. Lo dico io, sei proprio stronzo. Tu e sti cazzo di cosi viola che mi tiri. No, ma divertiamoci. Poi c'è la voglia di salvare qua io, ma che ne so se tra 2 secondi non esce una parte peggiore che mi fa bestemmiare ancora di più. E vabbè, ma allora se... Madonna mia! Dove fida la qua fida giù, ovviamente, se non era facile. Ma la città infame è un bagno di salute in confronto, per l'amor del cielo. Dark Souls c'ha il fatto che te la puoi giocare in tanti modi diversi. Ma la soluzione è sempre unica, purtroppo. C'è poco da fare. Morto? Fatta? Ce la potremmo aver fatta? Io non c'ho più l'età. Ci voglio tornare qua dentro, mai più. Passa il
Ma quant'è che stiamo qua? Aspetta un attimo. Ore 40. Quindi è qua giù. Ah, giù bisogna scendere da lì. Salve caro, mi avevo dimenticato di te io. Ma pure di te. Questi cosi verdi li odio perché li confondo sempre con di prima acchito, vedo una roba verde, mi ci viene di fiondarmici per prendere la salute, no? Niente, dobbiamo ammazzarli una alla volta, ammazziamoli una alla volta. Che manzia mai. E poi vedi, Dark Souls, io posso scappare. Quando non voglio combattere, posso correre in mezzo ai nemici. Molto più facile di così. Sbagliato io. Però è intollerabile, ti deve togliere 4 tac, ti deve togliere una cosa del genere. Capisco che la difficoltà è quella che è, però. E diventa proprio inutile averci la salute alta. Io vorrei giocare, non chiedo troppo. Niente, hai vinto tu. Ok, bra, bra. Hai ragione tu. Io sta cosa della schiacciata a terra continuo a non capirla. Quando la provo mi viene sempre, quando sto giocando non mi viene una volta su 3D. PC Gamer sta facendo uno stream su Monster Hunter. Perché tanto mancano 4 giorni, ma una settimana. Che mai dovrei fare una cosa del genere, tra l'altro, per masochismo? Ma che gittata, figlio mio. Non ti metti vergogna un po'. Fino alla settimana prossima, non è un problema. No, bravo, fatta cosa buona ogni tanto. Spara velocissimo questo. E abbiamo capito come ci si arriva.
Se salto di là cioè, non ci arrivo perché è più in alto. C'è verso che ritorni indietro lì, eh. No, no, grazie, no, 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 per carità. Vi lovo pure io, amici mostri. Cacchio siete? Mi si fanno veramente un cazzo. Ah, signor, stavo del danno rischia di essere veramente un problema proprio. Oh, mettimi un altro paio di nemici, eh. Andiamo in ordine. Oh signore Dio. Ho salvato, ma ovviamente ho salvato pure nel posto sbagliato. No, ma pure dall'altro lato, ma vaffanculo! Ma uno fa tanto fa per evitare questi, cioè li ho evitati, sono stato bravo. E mi arriva l'altro stronzo da dietro. Non ci uscirò mai più da qua dentro io, eh. Cioè, è ufficiale, la mia partita finisce qua. Non so più come devo odiarti, guarda, ve lo dico proprio con tutto l'affetto. Ti levi dai coglioni pure tu almeno. Oh, signore Dio, perché? Cosa ho fatto di male per meritarmelo? Io un tempo GDR giocavo, io quelli devo giocare. GDR a turni per vecchi. La cosa di fare il giovane a 40 anni non ha senso. Fammi passare, cazzo! Sezione un po' meno brutale ce la poteva mettere ogni tanto per interrompere un po' la, come si dice, il ritmo del gioco, diventa troppo, cioè. Mostre, capisco che c'è sempre questo problema grave che non li ammazzo mai io questi.
Però porca vacca, fammi tregua in 10 minuti. Sono uscito da una sezione rompiculissima. E insisti. Giocavo a Super Meat Boy, giocavo se volevo essere stuprato. Vabbè, vaffanculo. Sta buono là quel coso. Ci posso perdere la sanità mentale più della. Grazie. Qua non c'ero tipo venuto per sbaglio una volta. Mi piglia fiato. Ecco, fammi piglia fiato di meno. Oh. Allora, mo immagino dover andare. Voglio non sapere dove dover andare. Vedo strade. Ufficiale però. A meno che non sia la roba sott'acqua lì, me ne dubito. Mi sfugge qualche altra strada. Lo zoom pure, ci potrei fare entrare un po' più di mappa lì. Ho saltato un intero ramo. Qua non so come andare. Sono in ambasce. Non so dove andare. Tutto perché qua è rimasta così sta mappa? Non l'avevo accesa la. Dove sto andando? Però in effetti ho trovato una pietra per la mappa, dove la devo mettere? Perché non si continui lì a sinistra, ma non credo. Com'è il simbolo delle mappe, pietre delle mappe? Quella, non l'ho trovata nessuna da queste parti. Ah no, qua non posso più andare. Meglio di non usare i corvi come. Qua dubito di poterci arrivare. Oh no, ma grazie, no. Ma qua sono tornato dove stanno questi.
siete pure più tosti della media voi, è evidente però. No, ma guarda, te la ti faccio proprio chip tristemente così, senza vergogna però. Ah no, c'è il compare lì. Non ti avvicini? Bravo. No. Oh no, cazzo. Procede mediamente male, zio. Sono stato un'ora per superare una sezione. E adesso non so dove andare. Il che non mi facilita. Non mi rende la vita più felice, onestamente. Io vorrei prendere quel Soul Link, quel coso giallo lì, ma è impossibile. Sono troppi nemici a cui non faccio danni abbastanza per ucciderli, per cui non. Qua giù non c'è nessuna strada, no? E fammi solo, volevo solo vedere, volevo, porca miseria, fammi fa. Voglio solo vedere se c'è qualcosa qua in fondo. Ah, vedi che c'è. Vabbè, allora sono stronzo, lo so. C'è una strada lì. C'è una strada nel bosco. Il suo nome conosco, lo conoscerò tu? Oh, ma grazie. Questi come che si rompevano? Ma ricordo, eh. Non li rompevo? Ah ok, così si rompeva. Grazie. Responato. A vero. Oh Gesù. Vabbè, non so mai cosa si possa arrivarci. Doppio salto. Di no. No, decisamente no. Forse serve il coso per scattare. Ah, un'altra volta. Quanti danni fate tutti? Quanti danni fate tutti? Signora mia. E lì come ce la mando? Che era una rampa in qualche modo. No, come cacchio l'amo, ci sarà qualche palo nascosto in fin qualche orifizio del mondo qua, tipo dall'altra parte di sto coso. Ah ok.
E dici? Perché non vieni più? Ma quando so bravo. L'avevo capito che dovevo venire di qua, quindi è inutile mo che fai tanto il tipo bello con la mappa. Però speravo in un modo per aprire quel coso io. Onestamente. Un po' ci speravo. Adesso i ritmi sembra essersi un po' allentati di nuovo, perché c'è stato veramente una un'ora di follia proprio. Tu non ci puoi arrivare là, quindi. Siete nuovi? Questo è ghiaccio? Va bene tutto, va bene tutto. Siamo vivi. Questo è l'importante. Qualche motivo che debba risalire là, no? Ma ci mancava il ghiaccio, giustamente. Ah, lì c'è una legna. Non capirò mai perché non fa la schiacciata quando va a volte. Tipo adesso. Adesso sì, vabbè, forse lo stick c'ha qualche problema, non lo so, non riesco. Non c'è, così dice. Consistency. Calma. Lo fa schiantare qualcuno? No, ok. Non necessariamente. Oh, no, figlio, che figlio mio, dove sei uscito? Arrivo laggiù. Ma eri ancora vivo, eri tu. Ma porca vacca, ero convinto fossi morto.
cazzo dove mandarti? Non l'ha. Però non l'ha. Con tanti posti dove mandarlo, non l'ha. Ah, signori Dio. Posso ignorare fino a un certo punto a te? Oh, perché vieni fino a qua. Bene, no, no, bene, bene. Otto sfere di vita, otto. Vanno via con due colpi. Già, ma che due palle. Che cazzo ci vuole? Eh già, ma io respawnano con una frequenza insostenibile. Pensavo che mi colpisse. Sono morto. Madonna santa, dammi pace. Cosa fa? Sto cazzo di cose respona troppo in fretta. Vaffanculo. Mo a te, che ti devo far fa'? Dove ti devo mandare? Strada, no, 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 no. Oh, odio il mondo. Cacchio ti devo mandare dall'altro lato?
ci deve essere un modo per arrivare e rompere qua e... Forse da sotto si deve fare sta cosa, mi sto fissando io, però sto coso qua è impossibile che sia qua senza un motivo. Ma davvero fai, ciccio? Io salvo qua, ma cioè... No, sono nemici quelli, ho visto blu e non ci ho capito più un cacchio. Ecco appunto. No, non l'ho provato, zio, ma non mi attira granché. A parte esteticamente non mi attira. Ah, no, ma tutto t'ammazza in sto gioco. Fatemi campare un po' per a me. Non ho fatto niente di male. Da a sinistra di là comunque. Tutto quel tempo ho perso per capire come si arrivasse qua e rompo il legno, devio il coso verde lì e ci bastava andare a camminarci. Bastava camminarci. Vabbè, sì, sono solo un cretino, lo potete dire tranquillamente. Non sarò io a smentirvi. Si può scendere qua? No? Non poteva. In compenso tutta sta roba che ho fatto non serve a niente perché non l'ho salvato e quindi... Almeno sono fragili questi. Questi di ghiaccio qui. Ma salviamo tutta la vita. Ah, un altro posto. No, Gesù mio, mo c'è un'altra sezione tipo l'albero. Oh signore. Che bomba, ti vedo che sei in chat, cioè. Stai lurcando, stai godendo delle mie sofferenze. Eppure... E invece Bloodlust R... Bloodlust R o Bloodlust R è un altro bot di Rich, ma quanti ce ne sono? Rovine abbandonate. Qui vivono i Gumon, ok. Gambare Gumon. Ah, i Gumon sarebbero quei mostrilli tondi con le zampe lunghe come l'hanno, come il nostro amico lì. No, vabbè, no, è buongiorno, buongiorno pure a te. Sì, no, perché era facile. Ok. Una protezione per il freddo, immagino di poter camminare qua adesso. Ok. La gravità si fissa sul co... Madonna, una figata spaziale, ma so già che mi esploderà il cervello qua. Soprattutto quando andrà a testa in giù. No, grandissima figata sta stessa cosa, però. Tanto già che odierò tutto pure stavolta.
Esezione a testa in gioco dovrebbero bandire tutti i videogiochi. Ah, per carità, c'è una bella. Cioè, queste sezioni interne chiuse c'hanno sempre delle belle idee. Pure quella dell'altra volta, quell'albero, l'albero lì, mi è piaciuta, eh. Carità di Dio, solo che qua mi esplode il cervello io a ragionare al contrario. Ecco, appunto. Ah no, perché si aggrappa solo su... Oh signore, non avevo salvato mai? Ho fatto prendere la mano dalla sezione figa qua. Però se è così, con dei ritmi un po' più rilassati, almeno per un po', ci sta. È che quando è un continuo martellamento di roba di precisione che dopo un po' non ce la faccio più. Arriviamo al punto di dopo e salviamo, dai. Una colpa. No, per carità, no, fate tutto voi. Sono roventi quei cosi. Faccio finta che non ho capito niente. Ma la sfera me la devo portare su per forza, quindi. Immagino lì. Fammi un milione di danni perché è bello così. Le putte sotto. Ah, signore. Che due coglioni. Rimangio tutto, sto già odiando di nuovo. E dai, quanto sono lunghe ste punte? Non ce n'è. Non ho capito se mi fanno danno o no, mi fanno danno le rocce infuocate, non è tanto la... Chiaramente quello è il problema. Vedi, però continuo a non amare sto fatto che quei proiettili, questi nemici che fanno questi attacchi qua sono praticamente invisibili.
Una volta che si sono posati a terra, si confondono troppo con il resto dello scenario. E devo su Carmela col ragno che mi spara? Da parte? Da fare il giro così per arrivare là, immagino. In qualche modo. E cazzo! Allora, sti salti di odio. Proprio un difficile pigliare le misure. Dai! E scivola pure, fatti odiare ancora di più. Ammesso che sia possibile. Come quasi quasi. E quando spari? Quando? Ha fatto per tutti i tempi, ha fatto per. Riesco a fare questa strada qua. Adesso morirò su questi qua piccolini, perché sì. O forse no. Che cacchio ci arrivo lì? Dall'altro lato? Decisamente. Ah, ci sono sti cosi qua. Non ti ho proprio visto. Tant'è che tornavi indietro, caro mio. Poi tornare indietro non è bello, te lo posso dire. Sempre a metà. No, sono magnetici questi.
vi prego, le cose con il magnetismo no. Ho tutte le meccaniche che mi mettono in difficoltà. Ci manca solo un rampino in questo gioco e poi finisce proprio tutte le meccaniche che mi rendono un incapace. No, perdo tempo, maledetta. Che cazzo fai due salti, fai? Presto. Andando di fretta, è ufficialmente quello il problema. Fatta pure mezzanotte e mezza, per il caso di andarsene a dormire. Uè, Squall, ben ritrovato. Oh, signori Dio! Ho iniziato tardi pure, per guardare Vito che giocava un po' a Prey. Quindi sto da qua da un paio d'ore, 2 ore e mezza forse. Vabbè, ho capito, aspetto che torna, cioè se no facciamo notte qua. Niente di importante. Intanto devi salvare qua, io guarda. Ah, mani sudate, mani sudate. Vediamo, ci sono tentato. Giuro che non so che devo fare qua. Così. Così casca di là. Oh, porca vacca. Questo m'attira, quell'altro no. Non dobbiamo fare effetti fionda e cose del genere, per l'amor del cielo, ditemi no. E non lo finirò mai se così è. Che cacchio, fammi ricordare ogni volta. Non capisco perché mi attiri solo questo, non l'altro. Non ho proprio capito come funzionino queste cose. Ah già, giusto. Sono roventi. Non so che fare. Meno che... Io a me si sbarana troppo, cioè non sono in grado di fare cose al contrario, cioè proprio mi impazzisco io da queste cose.
invece è vero, ha dei limiti. Non capisco. Non capisco perché non si muova poi mentre sto... Ah, è destra e sinistra sempre, devo fare... Ok. È sempre destra e sinistra, ovviamente non è alto e basso, perché giustamente... Ho capito. Ho trovato la soluzione è stare così. Cioè, è l'unica soluzione. Oh, devo salire lì, porca zozza. Devo salire, quindi devo andare a sinistra. Non ci riuscirò mai, ma proprio mai. Oh, devo veramente stare a ricordare così la mappa. È l'unica soluzione. Così. Il pad è girato così. Ecco. Il pad è girato così funziona. Sempre così. Ora devo andare su quello. Ho fatto poi i tentativi poi stacco, che se fatta una certa ora non ce la facevo più. Cioè sto gioco mi ha tolto la vita oggi. Posso una cosa salvare qua. Sempre così, giusto? Per andare giù, giù, devo andare a sinistra, ok. Ok. Beh, qua è più normale invece. Quello piglio qualcosa blu lì? Posso colpire tassando su quel coso là? Vedi, non posso salvare qua, che sennò è troppo facile. Ah no! Ho confuso un attimo, scusate. Tempo stesso. Oh, si è rodato il cielo. Sì, adesso giro pure il monitor, anche giro tutta la stanza adesso. Va bene tutto se per un obiettivo. Fammi salvare, fammi. Ok, dai, che ora si è fatta? La mezza, direi che possiamo staccare. Oh signore, grazie a tutti quelli che hanno sopportato i miei momenti di semisclero nelle sezioni precedenti, in particolare Albi. Si ringrazio sempre dal profondo del cuore la presenza di Bananennanen, Commander Root, Decaf Smurf, Electrical Longboard, Lanfusion e anche Slowcool, che credo sia anche lui un bot. Per gli altri ci aggiorniamo nei prossimi giorni, dai. Magari alterniamo questo con Chasm, che Chasm è più calmo, è più... E mo domani giochiamo Chasm e ci esce un boss impossibile, me lo sono chiamato. Però facciamo finta di no, dai. Bella gente, buonanotte a tutti. Alla prossima.